Amici di TV12, buonasera, ben ritrovati ad una nuova puntata di FVG Motori, il nostro magazine che parla del motorsport che si tiene in regione, dei piloti e dei navigatori impegnati fuori dal nostro territorio. Stagione iniziata per quanto riguarda l'enduro, il motocross, ma che inizierà nel fine settimana per quanto riguarda i rally della Coppa Rally di zona, ma anche per lo speedway e il trial a livello italiano. E tra l'altro queste ultime due specialità inizieranno il percorso tricolore proprio in Friuli. Ma iniziamo dalle quattro ruote perché nel fine settimana è in programma il Rally Bellunese, prima tappa del Coppa Rally quarta zona. Tanti friulani al via, alcuni di loro puntano alla vittoria assoluta. Sentiamo i temi della gara specifica e anche del 2023 per quanto riguarda questa competizione. È tutto pronto per il via della Coppa Rally Quarta Zona, la competizione triveneta che dà accesso alla finale di Coppa Italia, scatta domenica 2 aprile con il Rally Bellunese a coefficiente 1. Organizzato da Trecime Promotor, si tratta del primo dei 6 round della competizione che vede anche le tre corse regionali, Rally Valli della Carnia, Rally del Friuli Venezia Giulia e Rally Piancavallo. La prova veneta, che torna dopo un anno di assenza, si sviluppa lungo 8 prove speciali per un totale di poco più di 72 km di tratti cronometrati. Lentiai e Meller, rispettivamente di 7,2 e di 12,8 km, saranno ripetute 3 volte, mentre Castello di Zumere da 6 km e 200 metri 2 volte. La gara, che inizia alle 8:20, si chiude alle 17:55 in piazza Papa Luciani di Mel. Più di 80 iscritti, tra cui spicca l'udinese Filippo Bravi, vincitore della Coppa Rally Quarta Zona nel 2021 e vice campione nazionale nel 2022, il 34enne friulano punta ad aggiudicarsi la zona e qualificarsi nuovamente per la finale. Navigato da Enrico Bertoldi, sarà il favorito e correrà sulla stessa vettura che ha guidato nel 2022, la Hyundai i20N Rally 2 di Friul Motor. Per lui in programma completo quello del 2023, dato che sarà al via di tutte le prove del CRZ di zona. Su Skoda Fabia Rally 2 Evo correrà anche il carnico Ennio Boria con al suo fianco Erika Furlan. Al via anche il pordenonese Stefano Peruc con Massimo Falomo su Skoda Fabia Rally 2 Evo. Su Hyundai i20N Rally 2 di Friul Motor come bravi corre anche Claudio De Cecco, che con Jean Campeis punterà al successo tra gli over 55, classe di cui è 4 volte campione nazionale di fila. Alla finale italiana si qualificano i primi 3 della classifica generale, con i regionali che lotteranno con Veneti e Trentini, mentre passa al lato conclusivo solo il vincitore delle singole classi. A riguardo, al via alcuni equipaggi del Friuli Venezia Giulia, che lotteranno sin dalle prime battute per staccare il passo e per giocarsi il titolo italiano di classe in autunno. Rientriamo in studio e ricordiamo che il Coppa Rally di quarta zona arriverà in Friuli a giugno con il Rally Valli della Carnia e proseguirà poi sempre nel nostro territorio a luglio con il Rally delle Friuli Venezia Giulia, primo dei due appuntamenti a coefficiente 1,5. Il secondo sarà terzo in generale per quanto riguarda la nostra regione, si disputerà a settembre con il Rally di Piancavallo che quest'anno varrà anche come tappa del campionato italiano Rally Asfalto, quindi in una gara a livello nazionale, con uno dei protagonisti, attesi protagonisti della Coppa Rally Quarta Zona. Abbiamo parlato, questa è l'intervista. Ben ritrovato Filippo Bravi, vincitore della Coppa Rally Quarta Zona del 2021, secondo classificato della Coppa Italia Nazionale del 2022, pronto per una nuova stagione, abbiamo detto nel servizio principale. Si comincia con il Rally Bellunese. Filippo, sei già salito in macchina per alcuni test. Le sensazioni, perché si è tolto un po' di ruggine prima di ricominciare, com'è il feeling con la macchina? Come ti sei ritrovato dopo la pausa invernale? Sì, intanto buonasera. Sì, noi siamo saliti in macchina pochi giorni fa, di fatto. È stato anche un approccio abbastanza semplice perché rispetto agli anni scorsi erano passati meno mesi rispetto all'ultimo stop. Siamo stati abituati anche a salire in macchina dopo 6-7 mesi, invece qua diciamo che ne sono passati poco meno di 5. Quindi in realtà abbiamo avuto la fortuna di trovare una bellissima giornata, la strada a disposizione, abbiamo fatto un bel lavoro, abbiamo fatto anche abbastanza chilometri, quindi in realtà il feeling è stato subito positivo e quindi insomma,
siamo fiduciosi. La macchina l'ho trovata come da metà stagione in poi, verso, ecco, fine stagione scorsa, quindi molto bella, sono contento, quindi non vedo l'ora di cominciare. Cosa ti porti dalla stagione 2022? Perché è stata una stagione che si è chiusa davvero con un grandissimo risultato, forse il più importante della tua carriera. È stata un'annata positiva che appunto ha avuto il punto esclamativo con il secondo posto al Rally del Lazio. Sì, diciamo che le stagioni si definiscono sempre da come vanno a finire, no? Quindi se va a finire bene, è andata bene. In realtà è stato un anno abbastanza particolare, perché al di là di trovare il feeling con l'I20 nuova di Full Motor, è non facile comunque da fare dopo magari anni fatti con la vecchia R5, è comunque stata un'annata di alti e bassi. E quindi alla fine della fiera è andata molto bene, quindi mi tengo il risultato, ma soprattutto mi tengo la consapevolezza, perché nel senso, abbiamo avuto modo l'anno scorso di sfidarci sia in casa con piloti di super rango come può essere stato all'Alpicon, sia con Signor che con Crugnola, sia in finale nazionale con almeno 5-6 equipaggi di caratura nazionale, e non abbiamo mai sfigurato, anzi ce l'ha sempre giocata. Quindi per questo 2023 rimane la consapevolezza di giocarcela, ecco, potersela giocare. Si comincia con Rally Bellunese, Filippo, naturalmente sarai uno dei favoriti. Cosa ti aspetti da questa prima uscita? Andare subito forte oppure semplicemente trovare il ritmo gara, anche se ovviamente si concorre per arrivare più in alto possibile, ma che aspettative hai da questo debutto? Allora, partiamo dal punto di vista che ogni pilota fa mille discorsi, poi quando allaccia il casco e il semaforo diventa verde, uno comunque guida più forte possibile, indipendentemente dai calcoli che ti sei fatto prima. Quest'anno noi dovremmo essere abbastanza bravi, o più bravi del solito, nel saper gestire, poiché per una volta non dobbiamo giocarci la vita ogni gara per poter andare a fare quella dopo, e viceversa, perché abbiamo avuto la fortuna, grazie comunque all'intermediazione e l'aiuto diretto di Full Motor e dalla famiglia De Cecco, che gestiscono appunto Hyundai qui in Italia, di poter avere un programma completo, già avere la garanzia inizio anno di fare almeno 5-6 gare, insomma. E quindi abbiamo messo un aiuto, tutti insieme ci siamo messi per appunto mettere sul piano la continuità, che è la cosa fondamentale quando monti in macchina, perché sai che ci sarai alla gara dopo, quella dopo ancora, salvo chiaramente sì, imprevisti dell'ultimo momento. Quindi rispetto agli anni scorsi, a Belluno, per tornare alla domanda, sì, sarà da fare risultato, però anche da far punti, ecco, non andare lì per forza per vincere, magari commettere errori stupidi come Piacavallo dell'anno scorso. Questo è sicuro. Mi riallaccio al discorso del programma completo. È ambizioso, perché appunto con un programma, con una vettura da assoluto. Cosa significa per te essere arrivato a questo punto? Che penso per un pilota del tuo rango sia di fatto il raggiungimento di un certo standard, di un lavoro iniziato anni fa, come un piccolo sogno che si realizza, per quanto poi si possa sempre migliorare e puntare anche a più di quello che hai ottenuto sinora. Ma anche più che piccolo, perché indipendentemente dal fatto che uno possa dire sì, poi c'è eventualmente l'approdo nell'asfalto, nell'assoluto, nell'italiano, no? In realtà comunque la possibilità di avere la possibilità di partecipare, avere la sicurezza mentale, che è fondamentale quando si corre in macchina, al di là dei soldi, al di là dello stato di forma sul momento, la testa fa l'80%, e quindi per me è un sogno che si realizza poter cominciare a gennaio mentalmente con la consapevolezza di stare in macchina tutto l'anno, ripeto, salvo insomma sfortunati eventi, però insomma già partiamo con quella, che non è che dobbiamo fare le prime due gare, tre gare, poi vediamo come va, no? Che allora lì veramente te la giochi sempre col coltello tra i denti, perché devi per forza fare il risultato. Qui dobbiamo per forza fare il risultato, ma lo si può raggiungere in una maniera più graduale, sapendo di poter contare di più carte, ecco, in mano. Questo è sicuramente importante. Dopo il Rally Bellunese, quindi, ci sarà
il rally Valli della Carnia, quindi gara di casa, poi dopo si prosegue con l'annata, però davvero un programma completo con l'obiettivo ovviamente di arrivare in finale di Coppa Italia, giusto Filippo Delino? Non si scappa, ecco, questo è l'obiettivo del 2023. Certo, l'obiettivo nostro e di Full Motor è quello di arrivare in forze possibilmente a Cassino con noi, possibilmente con Manuel, con Claudio che punta a difendere il titolo over 55. Quindi l'obiettivo è quello di arrivare a Cassino in forze, possibilmente al completo, perché sarebbe una soddisfazione al di là personale nostra, degli equipaggi, ma anche un modo per ripagare gli sforzi che sta facendo il team per poterci far partecipare, poterci far questo. E quindi io mi auspico che al di là del singolo risultato positivo nelle gare, che quello fa sempre piacere, insomma, no? Anche a livello personale di equipaggio, a livello di squadra non sarebbe male arrivare a Cassino tutti insieme. Hai fatto bene a ricordare anche Manuel Sossella che prenderà parte alla Coppa Rally di terza zona con un'altra Hyundai 20 di Friul Motor. Filippo, grazie per essere stato nostro ospite. Ovviamente in bocca al lupo per una stagione che inizia questo weekend al Rally Bellunese e poi andrà avanti a lungo fino all'autunno. Crepi, grazie mille a voi. Rientriamo in studio perché la stagione dei rally è iniziata all'estero per quanto riguarda anche i piloti regionali, infatti partita la Mitropa Cup e la Mitropa anche rally storiche ed è partito alla grande uno dei driver del Friuli Venezia Giulia, ovvero sia Rino Moradore, pilota della scuderia Red White di Cividale che assieme a Luciano Blasutto si è aggiudicato la prima prova della Mitropa Rally Cup storica Rally Rebeland in Austria su Ford Escort RS 2000 come vediamo nelle immagini. Il driver ha chiuso le 16 prove speciali in 2 ore, 7 minuti 59 secondi e 6 decimi, brindando così il primo posto conquistato dopo l'undicesima PS. Secondi a 1 minuto e 3 gli ungheresi invece Mlecker Mäkelernen su Lancia Rally 037, secondo round della serie a metà aprile con il Rally Lavantal nuovamente in Austria. In Mitropa Club invece scuderia Gorizia Corse protagonista, secondi a riguardo Federico Laurencic e Alberto Mlakar su un'inedita 106 per loro, Peugeot ovviamente, mentre terzi hanno chiuso Fabio Grandene con il giovane Andrea Rivis alle note su Opel Astra. Chiudiamo la parentesi legata alle quattro ruote per aprire quella delle due ruote. La Carnia ospiterà la prima prova del campionato italiano assoluto di trial. Vediamo i temi del weekend Tolmezzino su due ruote. Comincia dal Friuli, è precisamente dato il mezzo al campionato italiano di trial. Il capoluogo della Carnia ospiterà domenica 2 aprile il primo round della serie tricolore, che si struttura su 8 tappe e si conclude il 24 settembre con la doppia gara di Lazzate. Nel mezzo le due prove di Civita Castellana, quella di Abitone e le due sfide di Cortenova. A Tolmezzo, grazie al motoclub Cardico, la corsa si sviluppa su un giro di 11 km da ripetere per due volte, 24 le zone controllate, 18 per i mini trial. Grande attesa per il campione italiano della classe TR1, la più prestigiosa, Matteo Grattalola, che debutterà sulla nuova moto, la Vertigo 302 tempi. Nel 2022 aveva corso con la Beta. Proprio in Carnia, il Centauro delle Fiamme Oro aveva disputato 2 anni fa una grande gara mondiale, mentre nel settembre del 2022 a Ponte di Legno ha vinto una prova del campionato del mondo di specialità, un successo che all'Italia mancava dall'inizio degli anni 90. Tra i piloti friulani, fari puntati soprattutto su Giacomo Brunisso, driver di Paniaco classe 2005, all'esordio con il motoclub Gaerne dopo aver completato la trafila nel gruppo sportivo giovanile delle Fiamme Oro. La promessa della specialità sarà il via della classe TR2 e prenderà parte alla gara su Beta 302 tempi, con l'obiettivo di puntare ad arrivare subito in alto. In gara anche gli alfieri del motoclub Carnico, come Gabriele Agostini, e i fratelli Adam e Luca Craigero. Le zone teatro di gara saranno tutte a ridosso del centro cittadino, facilmente accessibili dal pubblico e addetti ai lavori. Rio Confine, nei pressi dell'ex polveriera di Pissebus, Ponte del Merlo, sulla strada per la frazione di Legio e Pra Castello, saranno gli ambiti dedicati alla gara, mentre l'ampio parcheggio di Via Marchi ospiterà la partenza, le premiazioni e la zona del paddock.
Le immagini si riferivano alla prova mondiale che il motoclub Carnico e la Carnia e Tolmezzo ovviamente avevano ospitato nel 2021. Si comincia per quanto riguarda il trial, ma si parte anche per quanto concerne lo speedway. Terenzano dà il via al campionato italiano di specialità. Due le gare nel weekend, sentiamo i temi del fine settimana e anche della stagione. Anche il campionato italiano di speedway inizia nel fine settimana in Friuli, grazie al motoclub Olimpia. Sabato 1 e domenica 2 aprile si tengono sull'ovale di Terenzano le prime due tappe del tricolore di specialità, che si strutturerà su 8 prove, equamente divise tra l'impianto udinese e quello di Lonigo. La terza e quarta tappa, in programma già tra 15 giorni, si tengono nel Vicentino. Quindi il rientro in Friuli per il quinto sesto round in autunno, il 7 e l'8 ottobre. Gran finale weekend successivo di nuovo a Lonigo con i due round conclusivi. Da maggio a settembre spazio invece all'attività internazionale e gli impegni dei piloti fuori dall'Italia. Il Trofeo Nazionale 2023 parte con un'altra grande novità. Dopo quasi 10 anni di militanza al Motoclub Olimpia e molti titoli conquistati, Nicola Scovati è passato al Motoclub Lonigo, un cambio di casacca storico che ha segnato la fine di un'era e che ha rilanciato alla grande le quotazioni della squadra vicentina, da quest'anno con un pilota in grado di lottare sino in fondo per lo scudetto e dunque capace di spezzare l'egemonia del Motoclub Olimpia. La squadra friulana è campione tricolore da diverse stagioni e schiera dal canto suo il vincitore del titolo del 2022, Michele Paco Castagna, già primo nella gara internazionale di speedway disputata sia a Lonigo a metà marzo. Con lui il vice campione tricolore Daniele Tessari, che l'anno scorso aveva preceduto in classifica proprio Covatti. La serie tricolore si annuncia a ogni modo come una delle più interessanti delle ultime stagioni. Grazie al ritorno a pieno regime della pista di Lonigo, rimasta chiusa dal 2019 in poi, si è registrato un aumento della concorrenza. I vicentini vantano piloti come Nicolas Vicentin, Kevin Cocco, Andrea Battaglia e altri ancora, mentre il Motoclub Olimpia risponderà in particolare con Alessandro Milanese. Dopo tanto tempo, dunque, sarà finalmente una grande lotta da seguire sino all'ultimo curva. È iniziato a Cordenons il campionato regionale di motocross, vediamo com'è andata. Buona la prima per il campionato regionale di motocross. La serie partita col piede giusto a Cordenons nella prova organizzata dal Motoclub Caneva è parsa azzeccata la scelta da parte della federazione di inserire un minor numero di classi durante la giornata di gara. I piloti hanno potuto correre più a lungo e si sono goduti al meglio la sfida con i propri rivali. Protagonista dell'uscita inaugurale della stagione è stato Andrea Cescon. Il portacolori del Motoclub Albatros, già pluricampione regionale triveneto, si è aggiudicato gara 2 e ha vinto la classe MX2 Fast, ritrovando quelle buone sensazioni già provate nell'enduro all'inizio del 2023. Per lui una prestazione che dà morale in vista dei campionati italiani AMA, in cui punta al massimo. Sempre in MX2, belle vittorie per Federico Cecchini del Caneva nella Expert e per Liam Bettin del Sabbia d'Oro nella Rider. Quest'ultimo ha avuto la meglio su una concorrenza nutrita, dato che al via c'erano 11 piloti. Nella MX1 invece trionfi nella Expert per Imer Corazza del Polcinigo, nella Fast per Luca Bronzin del Sabbia d'Oro e nella Rider per Davide Cretin. Sempre agguerite interessanti le due classi della 125. Nella Junior doppietta del Motoclub Pino Medeot, dato che a vincere a punteggio pieno è stato Miravre, mentre al secondo posto ha chiuso Takis Vanelli. Ha iniziato col piede giusto nella Senior invece Francesco Ross delle Romance, che si è aggiudicato gara 1 e gara 2 battendo Marco Larker del Vafra. Medeot protagonista anche nel mini cross con 3 vittorie su 4. Teo Suklian e Jaka Mervic si sono aggiudicati rispettivamente la classe junior e senior tra gli 85, mentre Svit Vizintin ha battuti tutti nella cadetti del mini 65. Il terzetto ha vinto punteggio pieno. Tra i debuttanti invece trionfo di Eva Nadine dell'Albatros. La femminile è stata appannaggio poi di Alessia Casasola, portacolori del Motoclub Manzano. La Open Veteran ha invece visto il marchio del pedemontano. L'inossidabile Livio Querino ha vinto a punteggio pieno la Master, come Paolo Mattiuz della Super Veteran, mentre Stefano Paron del Vafna si è aggiudicato la Veteran. Da stabilire il prossimo round della serie regionale, che potrebbe non disputarsi a Codroip come originariamente programmato, ma bensì nuovamente a Cordenons con in regia stavolta il Motoclub Fanna.
Proseguiamo perché nel fine settimana che ci siamo lasciati alle spalle è iniziata anche la serie italiana di Enduro Under 23 e Senior ed è stato davvero ottimo il terzo posto conquistato nella classe Junior 300 per Alberto Ladini, Gualdo Tadino in Umbria su Gas Gas. Il pilota goriziano del motoclub Civezzano ha disputato una gara in crescendo, chiudendo poi il 37esimo assoluto dopo essersi classificato 64esimo dopo la prima prova speciale e quarto nella graduatoria di classe. Con grinta e tenacia ha risalito la china e dopo 9 PS totali si è tolto la soddisfazione di completare tra i primi tre della classe. Un risultato niente male se si pensa che questa è la prima stagione per lui nell'enduro dopo aver gareggiato per anni nel motocross. In precedenza Ladini aveva preso parte anche alle prime prove del campionato italiano assoluto di enduro. Sempre a Gualdo Tadino, Thomas Bastiani all'esordio stagionale non è andato oltre il 12° posto tra i cadetti. Il portacolori del motoclub Manzano al via su Fantic 125 del team Special non è risultato essere ancora al top della forma dopo l'infortunio rimediato a inizio 2023. La classe è stata vinta dal veneto Luca Colorio che su Husqvarna corre spesso in Friuli. Ottavo posto poi nella Junior 2,5 quattro tempi per Alexei Vurli del Pino Medeotto su Husqvarna, mentre tra i 50 Massimo De Monte del Tagliamento ha chiuso nella top 10 su Valenti. Undicesimo posto poi per Gianluca Tami nella classe Senior 2,5 due tempi. Anche lui è un tesserato del motoclub Tagliamento. Prossimo appuntamento del campionato di secondo dei 5 programma si tiene domenica 7 maggio a Monte Copiolo in provincia di Rimini. Partita anche la serie italiana di regolarità gruppo 5, quindi stiamo parlando di enduro d'epoca e buon inizio di stagione per la squadra regolarità Friuli del motoclub Manzano che nelle prime due prove del campionato italiano ha collezionato 3 vittorie di classe. Grande protagonista è stato Mauro Sante che ha vinto la classe X5 in entrambe le giornate. Campione in carica ha dimostrato di essere l'uomo da battere nella categoria. Bene anche Stefano Bosco che in D3 ha vinto il primo round ed ha conquistato la medaglia d'argento nel secondo. Sul podio in D6 Filippo Sparer, secondo il primo giorno, terzo secondo, quindi Mirko Rossi, secondo in B3 nella prima tappa per poi ritirarsi dalla seconda per un infortunio. Nella seconda giornata da notare anche i secondi posti di Carlo Cavalli in C2 e di Marco Taviano in A3. La carovana del gruppo 5 si sposterà ora in Piemonte, dove domenica 16 aprile a Cavagliai, in provincia di Biella, si svolgerà la terza prova della stagione agonistica sotto la regia del motoclub Azeglio. Siamo in chiusura, clip finale dedicata al corso di navigatori della Rally Sport Gemona, uno dei 3 che si è tenuto in Friuli Venezia Giulia durante la pausa invernale. Gli altri 2 si sono stati in programma a Gorizia grazie alla scuderia Corse e a Maniago con la Knife Racing, dedicata quindi al grande lavoro svolto da Giulio Caligara e la sua squadra. Noi vi diamo appuntamento sempre qui su TV 12 il prossimo mercoledì per una nuova puntata di FVG Motori. Grazie per averci seguito.